Il Teramo torna a vincere in trasferta a distanza di quasi 5 mesi dall'ultimo successo contro la Paganese. Il Diavolo batte infatti 1-0 il Catania, primo successo nella sua storia al Massimino, e sono 3 punti d'oro per la classifica. Paci conferma la formazione attesa con i rientri di Piacentini e Bombaggi nell'undici titolare, dopo aver scontato le rispettive giornate di squalifica. Raffaele opta invece ancora per il 3-5-2, con Giosa preferito a Tonucci in una difesa orfana del capitano Silvestri e Di Piazza lanciato in avanti al posto di Sarau. Il primo tempo vede il Teramo decisamente più pericoloso in termini di occasioni da gol. È sempre Costa Ferreira a metterci lo zampino, dapprima al quinto minuto, quando premia l'inserimento di Pinzauti, che con il mancino però non riesce a fare male a Confente. Al quarto d'ora il centrocampista portoghese ispira invece Santoro, con Clayton probabilmente decisivo sul destro dell'ex Palermo. Il Catania si affida soprattutto sull'allargare il gioco sulle fasce, non trovando però grosse opportunità da cogliere. Al 20° Lewandowski para il tiro potente ma centrale di Dall'Oglio. Il Teramo si fa vedere ancora al 28° quando, dagli sviluppi di una punizione, Diakité riesce ad andare al tiro con Confente che si rifugia in angolo. Il gol del Diavolo nell'aria arriva al 29°. Bombaggi lascia Vitturini, che non ci pensa due volte col destro a tirare verso la porta. La palla, dopo aver toccato i due legni, sbatte sulla mano di Confente, che la mette involontariamente in rete. I padroni di casa faticano a reagire dopo lo svantaggio, trovando ancora continue difficoltà in fase di impostazione. Raffaele, a inizio ripresa, inserisce così Reginaldo per Rosaia, per cercare di dare più sostanza al reparto avanzato Etneo. Il Teramo però è ancora pericoloso dopo 5 minuti. Da un piazzato di Costa Ferreira, Pinzauti sul secondo palo sembra sorpreso di ritrovarsi il pallone addosso e non è rapido nell'indirizzarlo bene verso la porta. Al decimo Pinto raccoglie un pallone vagante contrastato da Arrigoni e fa partire un mancino che di poco non trova lo specchio. Non vedendo grossi cambiamenti in campo, Raffaele fa entrare via via Sarau, Calapai, Maldonado e Piccolo, mentre Paci alla mezz'ora preferisce Mungo a Pinzauti. Il Catania trascorre l'ultimo quarto d'ora di gara a premere di più, trovando però non grosse palle gol. Quella più ghiotta è l'occasione del 37° quando Clayton di testa gira un pallone da calcio d'angolo con Lewandowski, che ci mette una pezza sul tentativo di deviazione di Russotto. 2 minuti più tardi, in ripartenza, Costa Ferreira lascia per Mungo, che ha l'occasione per chiudere la sfida, ma da buona posizione spreca il colpo del KO. La pressione etnea nel finale sta sostanzialmente in una rovesciata alta di Russotto e poco altro. In pieno recupero il Catania protesta per un presunto tocco di mano in area di Tentardini, ma il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste dei giocatori di casa. Per il Teramo matura così una vittoria importante per rilanciarsi in classifica e prepararsi alla sfida del Bonolis di mercoledì contro la capolista Ternana.